Salve e benvenuti qui in questo nuovissimo video su Age of Empire 4. Allora, bevutina d'acqua per rinfrescare la gola. Ho creato l'esercito, composto principalmente da lancieri e arcieri ad arco lungo. E ora vediamo di marciare. Ah, guarda, abbiamo pure l'attacco in contemporanea. Che carino, aspettiamo che entrano tutti nelle cose, che poi ci conviene attaccarli perché man mano aumentano anche i gruppi, cioè diventano sempre più folti. Quindi noi aspettiamo che loro si radunano là dentro, così almeno quando attacchiamo. Però i preti non dovrebbero essere così vicini. Ancora me li ammazzano i preti. Dai. Dai. Dai, bruciate questi stronzi. Non ho fatto nient'altro in particolare. Abbiamo 150 uomini in totale, precisi, netti e tondi. Quindi abbiamo 50 villani che girano e non fanno un cazzo. Cioè no, dai, stanno lavorando. Tranne questi 10 che devo usare principalmente per colonizzare il punto dopo. Quindi voi sarete il 4. Voi siete l'uno. Poi, quando ci avvicineremo all'esercito, cominceremo a dividerli in parti. Da gli arcieri, che comunque voglio usarli per l'attacco, perché voglio sperare di usare gli arcieri come una forma di deterrente, perché come sapete loro hanno l'abilità palizzata. Quindi voglio attaccare frontalmente con i lancieri il suo esercito. Lateralmente voglio mettere un bel esercito di arcieri, quindi i cavalieri saranno tentati di andargli addosso, però nel momento in cui andranno addosso piazzerò le palizzate, quindi si schianteranno sopra. E perderemo ulteriormente, perché preferisco di più fare in tal modo, perché se riusciamo a sfondare il lato centrale mentre altri cavalieri sono impegnati al lato con gli arcieri, riusciamo piano piano a chiuderli a tenaglia, sperando che gli arcieri resistano abbastanza, anche perché come sapete non è infinita quella abilità, cioè ha un tot di durata. Quindi, stiamo abbandonando il villaggio per un po', chi se ne frega, ti direi, tanto. Siamo più che forti, e anche perché voglio occupare questa cazzo di miniera. Aia, ora me li mangia. Poveri cavalieri. Dai, marciate. Pure piazzato le tende sti stronzi, capito? Ma no, arcieri, piazzate qui. In che senso? Mio re. Ok. Grazie a Dio siamo resistiti. Abbiamo fatto un'ottima resistenza. Wow. Abbiamo perso 9 uomini con questa cazzata. Che porco Giuda deve prevedere che questi ci attaccano da dietro. Vedete, ma io li divido io. Infanti. 2. E voi sarete 3. Quindi se io seleziono 3, vi allontano. Voi che siete 1, vi spostate di là. E... ok, voi solo 2, perfetto. Tutti insieme vi curate. E mio Dio, che trauma! Per poco non abbiamo perso tutto. Per poco non abbiamo perso veramente tutto. Il limite di popolazione raggiunto perché sta reclutando gli altri uomini. Ok. Diciamo che ci siamo, e diciamo più no che sì in realtà, perché già così è una piccola perdita, facendo conto che stiamo combattendo contro cazzate alla fine. Scacci i francesi da grandi. Ok. Butta giù questi francesi, tutti a cazzi. 3.
Uno. Pure tu, mio re, devi andare a combattere, mi spiace. Non ti piace, ma è d'obbligo. Distruggi voi. Wow. Gli uomini di re Enrico colpirono le forze dei francesi e riconquistarono la città. Ok, per ora mi vai a riprendere un bel po' di... Ok. Montiamo e avviciniamoci. Vieni a me, mio piccolo oro. Tac, tac, tac. Così, continuiamo a potenziare le nostre armature. 10 minuti di tempo richiesto della costruzione per produrre unità di fanteria, di cavalleria e d'assedio per... Ma che cazzo se ne frega, ormai l'esercito lo abbiamo. Così, inutile, tu anche. Sì, voi due. Quindi... ricompattiamo l'esercito. E vediamo di continuare ad avanzare. Re Luigi sta toccando un contrattacco. In che senso? In che senso un contrattacco? Mettete qui e boh. Speriamo che il contrattacco è meno grave di quello che sembra. Perché i preti stanno rompendo le cose? Fate una cosa organica con i preti dietro, eh. Evitate di mettere i preti in prima fila, sai com'è? Non mi sembra un'idea molto saggia. Tu mi vieni qui, lateralmente. Oh, grazie. Ci metterà un bel po', credo. Questo è il contrattacco. Ok. Re. Yeah, guarda là. Guarda là che danni subito che facciamo. La gittata è appena sufficiente. 83. Ah, ok, solo la fanteria. Mocciò, porca puttana, ne abbiamo persi così tanti. Dai, ammazzatemi sto stronzo che già mi sta dando fastidio. E veramente sarebbe stato devastante un attacco simile. Ok, fatto ciò. Direi, frecce incendiarie, arcieri e balestrieri aggiungono danni da fuoco ai loro attacchi dalle costruzioni e alle armi da sette. Ah, ma vieni. Olio bollente lo possiamo pure tralasciare per ora. Ok, voi quattro state lì. Mentre voi picchiettate un po' di oro. Bravi ragazzi. Con il mio esercito direi che ci possiamo anche mobilitare verso la prossimo, verso il prossimo obiettivo. Non so quanto sarà effettivamente di successo questa roba. Perché le perdite ci sono. Le corone volanti anche. Speriamo che vada bene. Speriamo che sia un buon auspicio. Para. Ok, voi mi prendete solo oro, perché tanto la pietra cazzo ci serve. Bene, a posto, a posto. Quello stai producendo. Tempo che finiamo di produrre quelle e ci divertiamo a bruciare il mondo. Quasi finito. Tu invece come stai messo? Stai lavorando, eh. Ma mi ammazzi questo stronzo. Dai, dai, per favore. Che cazzo non di esploratori, dai. Ma il problema, non vorrei che mi mandano attacchi di qui, perché sarebbe veramente scomodo. Ah, sono a questo livello, sconfiggi l'esercito di Re Luigi, così. Senza averlo toccato. Ok. Ma esattamente perché tutto quel... No, ragazzi, mi servono le catapulte. Ragazzi, le catapulte. Mi serve io che vi dico attaccate, ragazzi. Ok.
Wow! È stato devastantemente sanguinoso questo affronto. 127, appunto. Abbiamo perso anche una buona trentina. Guarda, che cazzo di... Perché hai messo i cosi? Oh. Greenville, Cressville è pure nostra. Wow. Pronto? Con le città di confine riconquistate, le pretese di re Enrico sulla Normandia dovevano affrontare un ultimo ostacolo: re Luigi e il suo esercito. Negli umili campi di Bremule, due re avrebbero determinato l'esito delle loro pretese sulla Normandia. Questo cavallo si sta ancora dimenando. Ah no, ha dato gli ultimi sospiri, ok. Vai a prendere una quantità di oro assurda. Il Sisce Camento, gli arcieri al colombo ottengono l'abilità del Sisce Camento, che gli garantisce più di salute ogni un secondo. Ma ti dico sì, perché questo lo useremo anche durante proprio il combattimento. Vediamo se si può fare. Però non devo abbinare tutto, tra l'altro. Fatire corpo a corpo, a quella distanza possono costruire torri della barca, se me ne frega il cazzo. Gli luci di Iris, il tempo richiesto per... What? Seriamente, hai il coraggio di farlo? Dicevo, rileggimi qui che l'ho già dimenticato. Riduci di un 25% il tempo richiesto alla costruzione per produrre unità di fanteria, di cavalleria, d'assedio e di trasporto. E mai effettua. Di qui. Veloci, ragazzi. Veloci che mi servono i picchieri in punta. Veloci che mi servono i picchieri in punta. Ma che cazzo di contrattacco di merda state facendo, ragazzi? Mi scusi, ma in che senso? Perché state ignorando? Perché mi state ignorando? Mi sento solo. Cagatemi, vi prego. I cavalli sono epilettici. Abbiamo dei cavalli epilettici, non ci voglio credere. Ah, ecco, ora si sono decisi, ora si sono degnati. Ok. Mentre qui abbiamo un bel folto gruppo di ragazzoni che io spedirei al nord. Tu mi vai a ammazzare questo rompipalle del cazzo. Ok. Così, bene o male, abbiamo sistemato la situazione. Questo piccolo gruppetto appena ci raggiunge, perché noi stiamo parlando di 17 uomini, ragazzi, mica cazzi, onestamente. Riusciamo a rinfoltire le truppe e dare d'attacco definitivo l'esercito di Re Luigi, che poi ha fatto questi piccoli contrattacchi abbastanza stupidi, ha perso veramente un bel po' di truppe. E chissà perché me la vedo bella difficile comunque. Me la vedo bella difficile perché... Il problema che mi preoccupa di più, paradossalmente, mi sembrava strano, ma sono questi. Non tanto questi. Questi sono semplici. Ci metti i lancieri, crack, morti. E poi si sente sto cazzo di rumore, credo che sia il mulino che sta andando a fuoco in maniera strana e dismessa, però va bene. Mentre i miei piccoli lancieri sono già arrivati a metà. Sì. Anche di più. Siamo a 200. È un bel po' di gente che cazzeggia. Voi mi costruite, allora, visto che avete finito di tagliare la legna, una zona di lì. E vi mettete a tagliare la legna di lì, no? Vi cangiate i cosiddetti coglioni. Anzi, voi tutti, dal momento che voglio evitare che mi smembrate metà foresta. Ammazzi sto... Ok. Ma dai, ammazzamelo, porca puttana. Dai, via, 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 via. Torna qui. Ok.
Quindi uno, non si spostate tutti qui. Abbiamo perso un prete nel mezzo. Vabbè, pensavo onestamente. Ok. Rinfoltito l'esercito. Salviamo. E vediamo come attaccare sto stronzo. Ok, allora. Okay. Esercito lo dividerò. Tutti mi marciate qui. Poi non so perché qua mi ha illuminato la via, però va bene. E metterò qui frontalmente, così almeno di qui siamo coperti, evitiamo cariche sul lato destro. I nostri amici lancieri. Invece gli arcieri li farò slittare qui, così tireranno da questa parte. Però dobbiamo attirare prima tutta questa zona. E mentre le catapulte staranno direttamente dietro i portieri. Ti direi in questo caso che gli dei ci illuminino, perché la vedo dura. Che fate? Mi tirate indietro. Cos'è? Scappate, ritirata. Non ho idea che cazzo stanno facendo. Che cazzo state? Perché avete messo i lancieri dietro? Non capisco. Tendiamoli a fare venire loro da noi. Attaccateli un po'. Guarda un po'. Ok, tirate. Arcieri giù. Mio re. No, vai indietro. Che palle. Nella folla, colpite nella folla, ragazzi. Colpite nella folla e tenete il fronte. Tenete il maledettissimo fronte. Ma in che senso? L'abbiamo sconfitto? Di già. Non me ne ero nemmeno reso conto. Stavo tenendo il fronte con gli arcieri. Comunque ha funzionato, ha funzionato. Ma incoraggiato dal re, l'esercito inglese costrinse i francesi ad arrendersi e mise in fuga re Luigi e i suoi cavalieri. Ottimo. La sua vittoria schiacciante nella battaglia improvvisata assicurò il controllo delle terre ancestrali di re Enrico sotto la corona inglese. I due leoni d'Aquitania sullo scudo. Bella battaglia. Tra l'altro è durata 2 episodi e direi che è uscita veramente una bella battaglia. La falconeria, la battaglia di... vabbè, questa l'abbiamo già visto, è l'intro. Vediamo, Luigi, abbiamo tra l'altro sviluppato le basi, completa la maestria, la maestria d'addestramento. Luigi IV di Francia, sesto, mi correggo. Re di Francia, era molto benvoluto, intelligente e coraggioso fin da giovane, possedeva un incredibile senso del dovere nei confronti del suo reame. Ma la sua terra era vessata da continui assalti da parte dei suoi baroni. Attaccavano ripetutamente i suoi territori per poi essere sconfitti ogni volta da Luigi, cosa che gli fece ottenere il soprannome Il Combattente. Dopo anni di ribellioni, represse i nobili
Dopo anni di ribellioni represse, i nobili accettarono Luigi come legittimo re e si unirono al suo fianco contro gli invasori inglesi. Negli anni successivi, Luigi si lasciò andare ai piaceri del cibo e del vino e pertanto, nonostante la sua reputazione di re guerriero, gli venne noto con un altro soprannome, Luigi il Grosso. Ragazzo, continuieri in forma, viene ricordato ancora oggi come un re che difese i poveri e i pii, come colui che, contro ogni aspettativa, riunì un paese in rivolta. Mi ricorda molto coso, il re, quello di Game of Thrones, mi viene il nome. Comunque che è il primo re sul trono di spade che vedete nella serie, che in realtà tutti dicono era un grande guerriero, poi in realtà si vede che era goffo, grasso. E vediamo la falconeria, signori. La dominazione normanna sull'Inghilterra venne caratterizzata dai loro imponenti castelli e da nuove leggi. Ma anche un'altra loro passione influenzò il territorio: la caccia. Falconeria. Nella nobiltà normanna, sia uomini che donne condivisero la passione della caccia con rapaci. Per preservare i loro territori di caccia, ne ottennero la proprietà e vietarono la caccia alle persone comuni. I falconi cacciavano volando ad alta quota, lanciandosi in picchiata sulla preda. Vengono mantenuti in forma per la caccia utilizzando un cuscinetto di pelle con un'esca attaccata. Li preparavano a cacciare la loro preda, in genere altri volatili, tra cui corvi e fagiani. Durante la caccia, un falcone poteva inseguire la preda allontanandosi dal gruppo. E i cavalieri lo inseguivano a cavallo per tutto il territorio per assistere all'azione. Dopo che un falcone aveva catturato la preda, veniva nutrito e non avrebbe più volato quel giorno. In una battuta di caccia venivano portati molti rapaci per far divertire la nobiltà. Anziché trasportare i falconi a cavallo, su cui potevano essere strattonati, venivano posizionati su un apposito trasportino. Nonostante la falconeria fosse uno sport a cavallo, la caccia con il falco veniva praticata a piedi. I falchi, a differenza dei falconi, possiedono ampie ali e cacciano seguendo la preda in volo rettilineo, spesso volando basso attraverso i boschi. Molto belli i falchi, ragazzi, sono veramente molto belli. Cacciando a distanza, la vista di un rapace è altamente sviluppata. Quando non erano a caccia, li tenevano calmi usando dei cappucci di pelle. Il buio impediva loro di ricevere stimoli visivi e di agitarsi. I signori del cielo erano controllati dai signori della terra. I falconi e i falchi erano simboli di potere e prestigio. Erano fondamentali per l'identità normanna. Ottimo. Ma fatto ciò, signori, purtroppo sono più che costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.